Benvenuti in un nuovo video. Scusatemi se mi vedete l'acconciatura un po' così e tutta sudata perché sono appena tornata dall'Eurospin e ho fatto un sondaggio su Instagram se volevate un video svuota la spesa e molti mi avete detto di sì, e quindi essendo che non andavo a fare la spesa da 2 settimane ho detto no, devo fare il video perché è una spesa bella sostanziosa. Vedrete come sempre anche dei prodottini che ha acquistato mia mamma, ma non ci soffermeremo, ci soffermeremo sui miei. Quindi inizio subito da reparto freezer perché così le metto subito sia in freezer che in frigorifero, perché da me in casa mia ci sono 60 gradi all'ombra infatti. Ma bando alle chiacchiere e iniziamo subitissimo. Allora, ho acquistato, vado a random, infatti qui ho la busta, così vedete anche che pesco, non me ne sono neanche accorta, ma va bene. Ho preso i miei amatissimi burger, come sempre quando vado all'Eurospin cerco sempre di prendere le novità e anche i prodottini nuovi che mi incuriosiscono e così da farli, da provarli e poi da recensirveli. Ho preso sempre del marchio Fior di Natura questi burger di soia, ricetta vegetariana, fonte di fibre, fonte di proteine, fonte di ferro e vitamina B12, questi qui ho. Sicuramente non mi deluderanno, tutto quello che vedrete ha tutti i miei ottimi valori nutrizionali, quindi potete correre direttamente, fiondarvi e acquistarli. Poi ho voluto prendere toffee burger agli spinaci, sempre del marchio Fior di Natura, fonte di proteine, senza glutine, senza glutammato, monosodico aggiunto. E sono questi qui. Come sempre vi lascio i prezzi perché se adesso prendiamo lo scontrino non ce ne andiamo più. Allora, stavo dicendo, sono così, sono delle mini porzioni, sono agli spinaci. Poi ho acquistato questi qui, ragazze, dico ragazze ma anche ragazzi, non vi prendete, sempre del marchio Fior di Natura, ho comprato i nuggets di soia, questi su Instagram ho fatto una testa così, ma io li adoro, non ci posso far niente, sono così, cioè se andate all'Eurospin comprateli perché sono buonissimi, e questi tre sono andati. Poi ho acquistato uno, due, comunque ho preso 3 confezioni di albume d'uovo Delizie del Sole. Nel banco frigo c'erano gli ultimi 3. Che facevo? Ne prendevo 2? No, 2 non porta bene come numero, quindi 3. Non mi dilungo tanto perché sono, è un semplice albume che come sapete io vado matta e quindi eccoli qui. E quindi ne ho presi 3. Sicuramente il terzo lo troveremo strada facendo. Poi ho acquistato il pane di segale, che mi piace mangiarlo una fettina a colazione, e poi abbiamo anche delle gallette, quindi seguitemi che trovate tutto, quindi così quando io parlo già sapete. E questo qui è il pane di segale del marchio Tremulini, lo acquisto sempre perché mi ci trovo benissimo, i valori nutrizionali sono top e quindi io ve lo consiglio, ed è il pane di segale. Troppo buono, io adoro il marchio Tremulini, mi ci trovo bene sia con la pasta, con tutto, e quindi acquistatelo. Poi sto adorando il latte d'avena, di solito io ho provato anche altri marchi e mi facevano schifo, veramente schifo, però questo qui nel caffè la mattina mi piace tanto, anche per fare il porridge, buonissimo. È del marchio Amo Essere, no, del marchio Fior di Natura, Amo Essere Biologico, è un latte d'avena vegan, questo qui ho. È un bottiglione da 1 litro ed è buonissimo, ve lo consiglio. Poi, mamma ha acquistato anche lei una pizza per gli arachidi. Non devo fare nessun burro d'arachidi perché ogni mio spacchettamento c'è, e vi dico che l'ho comprato perché ho finito il burro d'arachidi, ma stavolta no. L'ha acquistato mamma, ci piacciono. Sono della marca Sibamba, Sibambale, e degli arachidi in guscio tostate, questi qui. Non mi soffermo su queste cose perché già lo sapete. E poi yogurt greco. Questo qui, Pathos Land, yogurt colato greco, 0% di grassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ed ecco la nostra torretta di yogurt greco Pathos Land. Poi mia mamma ha acquistato bacon a fette, io ho acquistato fresche fette di petto di pollo,
Queste qui mi piacciono tantissimo. Queste qui sono fette di pollo, fette a fette, ottimi valori nutrizionali, ve lo consiglio una volta a settimana per variare un po'. E ho preso anche la mozzarella, che l'ultima volta che l'ho acquistata mi è piaciuta tantissimo e quindi l'ho acquistata anch'essa, ottimi valori nutrizionali, meno il 50% di grassi, mozzarella light, acquistatela che è fenomenale. Poi mamma ha acquistato dell'Amo Essere senza lattosio, ma sapete il mio parere su questi yogurt qui, eh? Possono essere biologici, tutto quello che volete, però c'è lo zucchero a morire. Vabbè, questo qui sono more e mirtillo, allora non interessa. Poi sempre mia mamma ha acquistato pancetta affumicata. Non potevano mancare le mie gallette di riso. Io queste qua le adoro, fior di natura, ricoperte con cioccolato fondente senza glutine. Io queste ogni tanto le devo avere in frigo, perché quando mi viene un po' di vado lì, me ne mangio due, non mi fanno niente, quindi stanno bene. Ah, ecco il nostro signorino albume, eccolo qui. E poi ho acquistato due confezioni, lo devo mettere in congelatore subito, filetto di Platessa Ondina. Io adoro questo marchio, vi consiglio di questo marchio i filetti di Platessa e anche di merluzzo, che non l'ho trovati, e anche di salmone. Io non posso vivere senza e devo spendere due parole, quindi aspettate. Io di solito ho comprato il pesce congelato, però cioè prima raramente lo acquistavo, adesso un po' più spesso, perché comunque mangiandolo pure quattro volte a settimana, cioè non è che uno si può permettere sempre il pesce fresco, cioè parliamoci chiaro. Comunque questi filetti di Ondina sono spettacolari, sembra di mangiare pesce fresco, perché vi dico perché, specialmente i filetti di Platessa c'hanno, sono dei filetti, c'hanno la pelle, quindi questo vi fa pensare che non è un composto, perché comunque voi trovate la pelle che voi semplicemente con la forchetta andate a togliere, si sembra un po' così, però lo voglio dire, e trovate anche qualche spina, quindi cioè, per dirvi, sono freschi, ottimi, eccezionali, ve li consiglio. Allora, adesso vado a mettere questo subito in frigo, perché altrimenti si scongela tutto ed è un peccato. Proseguiamo subito, ho posato tutto, quindi adesso possiamo andare un po' più tranquilli. Allora, mamma ha acquistato sempre marchio Tre Mulini, una sfoglia tonda fresca, questa qui per fare i rustici, queste cose qua. Poi ho comprato una confezione di ceci, io adoro ceci, fagioli, tutto. Ceci, sempre del marchio Delizia del Sole, lo stesso marchio dell'albume. Questi qui già l'ho provati, sono ottimi, hanno veramente dei buoni valori nutrizionali e anche prezzo favoloso. Poi mamma ha comprato due confezioni di mais, sempre del marchio Delizia del Sole. E perché sto urlando? E poi ha comprato questi funghi champignon Delizia del Sole. Poi. Ho acquistato delle pesche, non le apro perché ho fatto il nodo troppo stretto, comunque sono delle pesche, che io adoro le pesche. Volevo prendere anche le mele verdi, ma non ce l'avevano, ce l'avevano rosse così. La mela rossa per me è troppo pesante, non lo so, no, mela verde, l'ovvio. Poi mia sorella, però è morbidissimo, questo lo devo dire, cioè è morbidissimo, uno squishy. Sempre del marchio Tre Mulini ha preso un Bam Brioche, pane dolce a fette. È morbidissimo, però io non lo mangerò perché sta roba la vedo che dico oddio è morbido, però non mi ispira. Poi mamma ha comprato tre bottiglie di questo latte qui, Amo Essere biologico, pascoli italiani, latte alta leggeribilità, ogni tanto lo bevo anch'io, è buono, di solito a me il latte mi gonfia, invece questo no, lo adoro, è buonissimo, quindi ve lo consiglio. E poi no, non abbiamo finito, quindi tre bottiglie di quelle e una confezione di uova, 15 uova, queste qui, marchio Delizie del Sole, e poi qui la busta che non vedo. Ho comprato, ho fatto la scorta di gallette, allora, ho preso queste gallette dell'Amo Essere biologico, marchio Fior di Natura, gallette di riso, io le adoro, ho preso una confezione di questa. Di queste ne ho preso uno, due, ho fatto la scorta di gallette, perché sono gallette addictive, quindi uno, due, tre. Ok, tre.
Poi ho preso una confezione di gallette di farro, sempre della marca Amo Essere Biologica, di queste ne ho preso uno. E poi stava in offerta e ho preso due confezioni di questo qui Amo Essere Biologico, fior di natura, galletta ai 5 cereali, e ne ho prese due. Ho preso in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacchettini e quindi sto a posto per tutta la vita. E io adoro queste, sono tipo, è una polpa, questa polpa di Puerto Sol. Questa qui è mele e mirtillo. Poi quest'altra qui è sempre mele e mirtillo, perché io le amo, letteralmente le amo alla follia. Queste qui sono mele e banana e questo qui è mele e pesca. Sono quattro confezioni, io mi ci trovo bene perché hanno dei buoni valori nutrizionali, polpa 100%, e io a volte per sostituire la marmellata quando non mi va faccio questo qui sulle gallette, fenomenale, inzuppate nel caffè e avena, latte di avena, spettacolare, spettacolare. E queste qui le utilizzo anche per i pancake, per le crepe, vengono morbidissimi. Poi un'altra confezione di queste gallette di riso che vanno subito in frigorifero. Queste qua sempre gallette di riso ricoperte con cioccolato fondente. Sì, ho fatto un po' di scorta perché per un po' non andrò all'Eurospin, infatti ho preso tutte le cose che mi servono. E poi mamma ha comprato due queste qui fior di latte, ne ha presi due. E nulla, io con la mia tavola imbandita vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come sempre, iscrivetevi al canale e mettete un pollice in su. Ciao!